Tappa in settimana ad Ancona il talent show che si propone di scoprire il futuro Piero Angela, ovvero il divulgatore scientifico in grado di comunicare con immediatezza e semplicità le scoperte, i principi e le materie più complesse anche al grande pubblico. Giancarlo Trapanese ci spiega come funzionerà. Cervelloni e divulgatori, gente che con la scienza ha un rapporto privilegiato e alla quale spetta il compito di divulgare il verbo in modo accattivante e comprensibile. Nasce da questo il Fame Lab, gioco, ma non tanto, riservato a scienziati, giovani ricercatori, studenti universitari e non solo, alla ricerca di nuovi talenti della comunicazione scientifica. E questa specie di test ricerca nazionale farà tappa mercoledì prossimo, 13 marzo, alle 9.30 ad Ancona, all'Aula Magna della Politecnica delle Marche, eletta sede delle audizioni e delle finali regionali. Un palco e solo 180 secondi per spiegare un principio scientifico. Questa è la sfida di un talent show internazionale presente già in 24 paesi nel mondo. È approdato in Italia però solo nel 2012, ma quest'anno saranno già 7 le sedi in cui si svolgeranno le selezioni dei candidati: Ancona, Bologna, Genova, Perugia, Roma, Trento e Trieste. La finale nazionale si terrà invece il 3 maggio a Perugia e darà modo al vincitore di partecipare alla finale internazionale in Inghilterra a giugno presso il Cheltenham Science Festival. Il rettore della Politecnica, Marco Pacetti, ha accolto in maniera entusiasta la proposta, sottolineando come l'Ateneo Dorico punti da sempre su iniziative che tendono a mettere in luce i saperi dei ricercatori marchigiani. Alla presentazione è intervenuto il direttore della Facoltà di Scienze, Roberto Danovaro, il quale ha segnalato la necessità di creare una rete di conoscenze, un luogo di riferimento dove gli studiosi e i dottorandi possano comunicare le scoperte e le ricerche che vengono portate avanti e che finalmente trovano l'occasione per essere comunicate al grande pubblico.